Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. E l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato due atti di indirizzo che auspicano misure di supporto al sistema sanitario e al welfare regionale. Ce ne parla Marco Paganini. Nell'ultima seduta dell'Assemblea di Palazzo Cesaroni, l'Aula ha approvato all'unanimità due mozioni riferite alla sanità e al sociale. La prima, firmata dai consiglieri Stefano Pastorelli e Paola Fioroni della Lega, impegna la Giunta a definire all'interno del piano sanitario regionale un progetto di valorizzazione e potenziamento dell'ospedale di Assisi in considerazione del ruolo strategico che riveste e della rilevanza nazionale ed internazionale della città, in termini sia di presenze turistiche che del numero ragguardevole di utenti a cui deve prestare il servizio sanitario nel comprensorio assisano. L'altro atto di indirizzo presentato dai consiglieri di minoranza ed integrato da un emendamento della Lega chiede all'esecutivo regionale di mettere in campo nel più breve tempo possibile una programmazione atta a definire i fabbisogni del territorio regionale, salvaguardando le strutture ed evitando allo stesso tempo anche la drammatica conseguenza della perdita di centinaia di posti di lavoro, di attivarsi per la revisione delle tariffe per consentire una gestione più rapportata ai costi ed infine di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, un contributo straordinario compensativo dei maggiori costi legati all'emergenza Covid-19. La realizzazione del nodo di Perugia e il potenziamento dei collegamenti ferroviari regionali sono gli obiettivi di due atti su cui l'Assemblea legislativa si è espressa unanimemente. Marco Paganini. Una risoluzione e una mozione che rimettono al centro dell'attenzione le questioni della viabilità e delle infrastrutture regionali sono state approvate dai consiglieri regionali dell'Umbria. Sul cosiddetto nodino di Perugia, l'Assemblea legislativa ha chiesto alla Giunta, dando seguito ad una iniziativa del Partito Democratico, poi integrata ed emendata dalla Lega, di migliorare e ottimizzare il flusso di traffico della zona di Colle Strada, dove si incrociano la E45 e il raccordo autostradale, e di aggiornare e rivalutare, d'intesa con ANAS, se ascoltate anche le istituzioni locali, le priorità progettuali per perseguire gli auspicati benefici per il territorio regionale e locale, il sistema viario nel rispetto della sostenibilità ambientale, nonché di riorganizzare e implementare il trasporto pubblico locale. In merito alle infrastrutture e ai servizi della Ferrovia Centrale Umbra, l'Aula ha recepito le indicazioni della seconda commissione che impegnano la Giunta ad operare interventi di ottimizzazione degli orari di trasporto, coinvolgendo i sindaci dei territori interessati. Dovrà essere rivisto l'attuale orario di servizio con l'eliminazione delle corse veloci su gomma tra Città di Castello e Perugia Sant'Anna e l'istituzione di treni veloci confermate su Trestina, Umbertide e Ponte San Giovanni. Auspicato il ripristino del collegamento ferroviario Città di Castello San Sepolcro ed anche di quello in territorio toscano San Sepolcro Arezzo. La riforma del mercato regionale del lavoro è stata nuovamente discussa nelle riunioni della prima commissione e del comitato per il controllo e la valutazione. Il servizio. Il disegno di legge della Giunta regionale che interviene sul sistema integrato per il mercato del lavoro e riforma l'ARPAL è stato al centro dei lavori della prima commissione del Comitato per il controllo e la valutazione dell'Assemblea legislativa. In prima commissione è proseguita l'analisi degli emendamenti predisposti dai consiglieri regionali, con la presentazione di quelli presentati congiuntamente da Andrea Fora, Patto Civico, e Simona Meloni, Partito Democratico, che riguardano la verifica del soddisfacimento dell'interesse generale nell'attività svolta dai privati, le misure per garantire maggiore trasparenza nella gestione dei dati, una ricognizione sulle effettive necessità di personale, sedi e strumentazione di cui ARPAL ha necessità per perseguire le finalità assegnate. Al Comitato di Controllo è stato definito l'aggiornamento della clausola valutativa della legge 1/2018 alla luce delle modifiche previste dal disegno di legge della Giunta. Sono stati dunque inseriti riferimenti al buono umbro per il lavoro, all'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro, agli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese e alle relazioni periodiche sull'attuazione della legge che la Giunta dovrà inviare all'Assemblea. Gestione del ciclo dei rifiuti e revamping impiantistico, in seconda commissione audizioni con i gestori di impianti e amministratori locali.
Si sono svolte nuove audizioni in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, programmate per approfondire la linea di intervento 26 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, predisposto dalla Giunta regionale, riguardante la gestione del ciclo dei rifiuti e il revamping impiantistico. Alla riunione hanno preso parte i gestori dell'impiantistica regionale e alcuni sindaci e amministratori interessati dalla presenza degli impianti nel loro territorio. In videoconferenza si sono collegati rappresentanti di VUS Valle Umbra Servizi S.P.A., Gesenu S.P.A., Sogepu S.P.A., ASM Terni S.P.A., Acea Ambiente S.R.L., TSA, Trasimeno Servizi Ambientali, GEST S.R.L. Tra i sindaci e amministratori locali sono intervenuti Francesca Mele, sindaco di Marciano, unitamente all'assessore Roberto Consalvi e l'assessore Luca Secondi del comune di Città di Castello. Come già evidenziato nella precedente riunione, alla quale furono invitati l'assessore regionale Roberto Morroni e il presidente di Auria Antonino Ruggiano, è emerso l'auspicio anche e soprattutto attraverso le risorse che arriveranno dalla PNRR di riuscire a dare un forte impulso ad una impiantistica integrata in maniera funzionale affinché si possa ragionare su un sistema di livello regionale e non di singolo ambito. È stata quindi ribadita la volontà di stabilizzare il sistema lavorando per trasferire alle prossime generazioni siti moderni, funzionali e non impattanti. L'obiettivo è quindi quello di razionalizzare il sistema per garantire all'Umbria un'impiantistica efficace ed integrata. I rappresentanti dei gestori dell'impiantistica hanno provveduto a tracciare una precisa e puntuale panoramica dell'attività, illustrando progetti e prospettive dei siti. Dagli amministratori locali, oltre ai progetti in corso di bonifica ambientale annunciato dal sindaco del comune di Marciano, è emersa la condivisa esigenza di giungere in fretta a una reale ottimizzazione del sistema. Rispetto alla chiusura del ciclo, uno degli argomenti al centro del dibattito, il presidente Mancini ha assicurato che la Commissione darà ampio spazio alla questione anche in vista della trattazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. In terza commissione è avviata la discussione sulle modifiche al calendario venatorio in vista della stagione di caccia 2021-2022. Paolo Giovagnoni. La bozza di calendario venatorio preadottata dalla Giunta ricalca lo schema delle precedenti stagioni, con 3 giorni di preapertura nel mese di settembre, nei giorni 1, 5 e 12, e l'apertura generale domenica 19. La novità consiste nell'introduzione della specie cinghiale nella caccia di selezione agli ungulati, daino, cervo e capriolo, fino al 31 marzo 2022. Solite limitazioni dal 1 al 31 gennaio, con la sola attività da appostamento. Qualche limite in più nel carniere per quanto riguarda tortore e allodole, come chiesto dal Ministero, in quanto trattasi di specie in sensibile diminuzione. Perplessità desta l'inserimento di ulteriori valichi montani, Bocca Trabaria, Passo Carosina, quali rotte di migrazione della avifauna, richiesto dall'ISPRA e in conformità col piano faunistico venatorio che si basa sulla legge 157 per individuare aree interessate da flussi migratori. Non si potrà cacciare per un raggio di 1000 metri dal valico. Il consigliere della Lega Valerio Mancini ha detto che voterà contro un siffatto provvedimento perché anche nelle zone dei valichi indicati gravano massicce presenze di cinghiali che continuano a costituire un enorme problema e anche perché non è chiaro se analogo provvedimento verrà preso dall'altra parte dei valichi, ovvero dalla Regione Marche. Non vorremmo, ha detto Mancini, si creasse disparità fra cacciatori umbri e marchigiani. E restando così le cose, il mio sarà un voto contrario. Anche il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, ha manifestato perplessità sulla questione e ha chiesto un approfondimento. Nella prossima riunione si svolgerà l'audizione delle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e degli ATC, gli ambiti territoriali di caccia. Creare concrete condizioni per garantire il rilancio di AFOR, l'Agenzia Forestale Regionale, fondamentale la convenzione con ADISU, ricevuta a Palazzo Cesaroni una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori. Vediamo. Intervenire con urgenza nella predisposizione di atti concreti per garantire il rilancio di AFOR, l'Agenzia Forestale Regionale, affinché possa tornare a rappresentare un'eccellenza operativa in campo ambientale ed agricolo. I lavoratori chiedono il riconoscimento delle mansioni svolte fra i lavori usuranti. È quanto emerso da un incontro tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'AFOR e una cospicua rappresentanza di consiglieri regionali, tra cui il presidente Marco Squarta e la vicepresidente dell'Assemblea Legislativa
Simona Meloni, oltre all'assessore Roberto Morroni, che ha avuto luogo a Palazzo Cesaroni durante la pausa dei lavori della seduta d'aula dello scorso martedì 11 maggio. Dai rappresentanti delle tre sigle sindacali, FLAI CGIL, Gianluca Menichini, FAI CISL, Simone Bezzi e UILA UIL, Mirko Ghiandoni, la richiesta alla Regione di prevedere atti concreti per alleviare le preoccupazioni dei lavoratori legate a una continua diminuzione della forza lavoro che lascia, tra l'altro, hanno detto, interi territori completamente scoperti. Per far sì che anche in futuro AFOR possa dare lustro al territorio, servono investimenti in mezzi e personale, puntando a nuove assunzioni e quindi a un ricambio generazionale. L'età media del personale attualmente assunto, hanno rimarcato, è di 58 anni, con alle spalle un lavoro usurante per il quale è importante il dovuto e conseguente riconoscimento. Di vitale importanza, è stato più volte sottolineato, è la garanzia che possa continuare con accordi pluriennali la convenzione con Adisu, dove circa 60 lavoratori di AFOR svolgono attività di portierato. L'assessore Roberto Morroni ha tenuto a rimarcare che l'interlocuzione con i rappresentanti sindacali dei lavoratori di AFOR è in atto da tempo. La questione, ha detto l'assessore, è annosa e presenta molteplici criticità sulle quali stiamo comunque lavorando con la ferma volontà di trovare concrete soluzioni. Intanto abbiamo sbloccato, ha detto l'assessore, le assunzioni ed entro luglio, attraverso il concorso, verranno assunti circa 50 operai. Rispetto alla questione relativa alla convenzione con Adisu, c'è il totale impegno, ha assicurato Morroni, di affrontare il tema attraverso una interlocuzione costruttiva, tenendo conto delle esigenze generali di entrambe le strutture. Massima attenzione al tema è stata assicurata dai consiglieri regionali presenti all'incontro, previsti approfondimenti della questione attraverso audizioni da programmare in seconda commissione. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso il rinvio in commissione, con un termine di 45 giorni, della proposta di legge firmata da Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, che prevede norme a tutela delle vittime della diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, revenge porn. Prima della decisione di rinvio, Bori ha spiegato che il revenge porn è un crimine silente e da poco regolato in Italia, dove a luglio del 2019, con una legge specifica, è stata introdotta tale fattispecie di reato nel codice penale. Il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta annuncia una mozione in merito alle misure anti-Covid vigenti e si rivolge alla giunta regionale chiedendo di attivarsi presso Palazzo Chigi per eliminare il coprifuoco, rimuovere l'obbligo delle mascherine all'aperto quando si riescono a mantenere le distanze, togliere i limiti per le visite a casa di amici e parenti se fatte in sicurezza, riaprire tutte le attività commerciali, sportive e culturali, sempre mantenendo i necessari accorgimenti. La consigliera Simona Meloni del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, ha annunciato una proposta di legge per la tutela e la valorizzazione dei piccoli comuni dell'Umbria. L'obiettivo è quello di valorizzare i piccoli borghi, la loro vivibilità, i servizi per i turisti e per i residenti, allo scopo di incentivare la permanenza nei piccoli comuni dell'Umbria. Altra iniziativa legislativa è stata annunciata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, sulle comunità energetiche. I principi della proposta di legge si basano sull'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici. Il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori, annuncia una mozione con cui chiede alla Giunta di verificare l'effettivo funzionamento del Centro di Eccellenza regionale sulla Cyber Knowledge per le piccole e medie imprese e la pubblica amministrazione, così come previsto dal protocollo introdotto dalla Regione Umbria nel 2019. I consiglieri del Partito Democratico, Michele Bettarelli e Tommaso Bori, hanno annunciato una interrogazione alla Giunta per avere chiarimenti in merito alla veridicità o meno dell'intenzione di affidare la gestione e lo sviluppo dei servizi di diagnostica per immagini e di medicina nucleare erogati all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ad una società privata esterna proveniente da fuori regione, con utilizzo di macchinari e personale proprio e con impiego di risorse a carico del sistema sanitario regionale.
I consiglieri dei gruppi di minoranza, l'Assemblea Legislativa, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto, hanno annunciato una interrogazione per avere spiegazioni sul calendario vaccinale, chiedendo alla Giunta regionale di chiarire se e quando verranno pubblicate le date e le modalità ufficiali relative alle vaccinazioni Covid-19 per cinquantenni e sessantenni. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.